Un saluto a tutti i lettori di readball.com, seconda giornata di pre-IFA, qui con me ci sono Carlo e Stefano. Oggi abbiamo visto davvero tantissimi eventi, cominciamo con ordine. Carlo, ci racconti di HTC? Allora sì, siamo andati stamattina proprio per seguire la conferenza con Roberto di HTC, ci siamo trovati all'hotel The Rome che sta praticamente nella zona centrale di Berlino, una location molto, molto bella, molto esclusiva, e durante questa conferenza abbiamo avuto modo di conoscere appunto il nuovo dispositivo presentato dall'azienda taiwanese, che è appunto il Desire 820. Diciamo che è una specie di sequel, di successore dell'816 che avevamo già visto a Barcellona. Diciamo, ne riprende le caratteristiche forse estetiche, quindi le dimensioni del display sempre di 5.5 pollici, anche il design un pochino ricalca quello del predecessore. Ci sono stati però dei miglioramenti. Innanzitutto è stato utilizzato da HTC il primo processore Qualcomm Snapdragon Octa-Core a 64 bit, che è il primo processore Qualcomm di questa tipologia installato su un dispositivo mobile. Anche se va detto che ancora Android non supporta, sì, ancora non può sfruttare, può sfruttare appieno questa nuova tecnologia. Non mi sto a dilungare molto sulle caratteristiche tecniche, diciamo più che altro le impressioni, no? Perché poi le caratteristiche tecniche le possiamo trovare anche sui nostri focus approfonditi. Le impressioni generali sono state positive, sia da un punto di vista estetico, mi è piaciuta molto la tipologia di costruzione di questo dispositivo chiamata Double Shot, che praticamente univa due colori, solitamente uno più chiaro e uno più scuro, anche se c'era anche una colorazione grigia e nera. Che era veramente molto bello e anche gradevole al tatto, risultava molto buono il grip laterale e anche con Roberto dicevamo appunto che era molto bello anche esteticamente, cioè, c'era una colorazione bianca e arancione che era veramente molto, molto carina, alla quale abbiamo fatto anche delle foto. Per cui comunque un evento che si è diciamo che è andato avanti positivamente, anche il dispositivo comunque ci ha soddisfatto, diciamo, seguendo. Prezzo e data di uscita non si prezzo e data di uscita non ci sono stati, ci sono stati autunno, però il prezzo ufficiale poi come sempre varia dal mercato al mercato. Il prezzo del modello precedente più o meno che era 3,99, quindi era un dispositivo più o meno di fascia medio alta, sì, okay. Era sui 3,99, penso ci attesterà una cosa simile, okay. Penso si attesterà su questo prezzo anche questo nuovo. Per non avevi visto per caso HTC One con Windows Phone? No, è stato un evento unicamente dedicato all'820, non ci sono stati altri dispositivi, anche se ovviamente i vari manager di HTC erano sgargianti tutti gli anni. Ma ti dico che è difficile che vedremo HTC One con Windows Phone in Europa, sembra più una cosa legata al mercato americano. Beh, mai dire mai. Mai dire mai, io spero di provarlo perché sembra veramente molto interessante. E invece tu che sei andato a seguire proprio l'evento Microsoft? Microsoft, o per meglio dire Nokia, perché è veramente difficile ricordarsi che è un evento Microsoft. Sì, adesso Nokia è di Microsoft, però chiamiamolo evento Nokia, mi sta più a cuore. Evento Nokia che si è tenuto molto lontano dalla fiera. All'interno di questa presentazione sono stati lanciati diversi prodotti, non tutti sono smartphone, abbiamo anche alcuni accessori, abbiamo anche alcuni aggiornamenti. Facciamo le cose con ordine. Innanzitutto è stato lanciato il nuovo sistema operativo Windows Phone 8.1 Denim, che integra alcune novità sia dal punto di vista dei comandi vocali, che però a noi non interessano in quanto non funzionano ancora in italiano. Arriveranno un giorno, lo staff mi dice un giorno non troppo lontano, ma io non ci credo. Lascia ben sperare allora. Io non ci credo particolarmente. Diffidente, sì. L'aggiornamento in particolare dà grande attenzione alla qualità fotografica. Hanno fatto questa conferenza estremamente indirizzata alla qualità della fotografia, che con l'ultimo aggiornamento vanta alcune migliorie sul low light, sulla foto notturna con il flash che non va a bruciare il soggetto, queste cose qui. In particolar modo con il nuovo aggiornamento Denim sarà possibile per diversi Windows Phone la registrazione di video in 4K a 24 frame per secondo. Tra le novità, i protagonisti però a livello di prodotti dell'evento, ci sono tre smartphone. Abbiamo il Lumia 830, che è stato chiamato da portavoce il flagship phone, the affordable flagship phone, no? Perché il prezzo è abbastanza accessibile, si parla di 330 euro senza tasse. Però le 400 euro alla fine, sì, considerando, spero sia considerando diciamo le tasse ultimamente in Italia, forse
È un prodotto 3,99 dovrebbe essere il prezzo di lancio. Sì. È un prodotto che mi ha affascinato molto perché ha proprio quell'idea di quel dispositivo che è sì mid-range, però vuole provare a essere qualcosa in più. La costruzione è di gran classe. Il prodotto ha sì un hardware che è molto fascia media, però si comportava veramente bene. Fotocamera posteriore di grande classe, una Pure View da 10 megapixel, frontale dubbiosa, da 1 megapixel dopo tantissimi minuti a parlare di selfie, un'applicazione dedicata apposta ai selfie, mi escono con questo 830 con una fotocamera frontale da 1 megapixel. Va comunque bene. Sia 830 e sequel dell'820 che è stato uno dei Windows Phone più apprezzati l'anno scorso, è uno dei più venduti assolutamente, è quello che ho in valigia come telefono di riserva, diciamo. Sì, sì, comunque non sono rigirato un po' e devo dire che è un bel bello smartphone, poi è anche espandibile, quindi su quel prezzo secondo me è interessante. Ma quello che è piaciuto di più è il 730 e il 735, sono lo stesso telefono, ha due molto simili al 830, uno è 4G, l'altro è dual sim 3G. Un po' forse come succede col 630, se non sbaglio. Ma non lo so. Però 630 e 635 è la presenza di LTE che fa la differenza. Però del 630 esiste anche la versione dual sim. Mi è piaciuto moltissimo perché su un prezzo che si aggira sui 200 euro è un Windows Phone molto molto accattivante dal punto di vista delle prestazioni. L'hardware è praticamente lo stesso dell'830, ma ha una fotocamera anteriore da 5 megapixel grandangolare, una cosa mi aspettavo di vedere sull'830. Quindi grande attenzione su questi selfie. Perfetta che per te che appunto ami i selfie. Caspita, tantissimi. Guarda, preferisco, guardami. A ritorno da Berlino tutto il tempo fate. E mi è piaciuto molto. E niente, questi sono stati i modelli presentati assieme ad alcuni accessori interessanti, ma forse un po' troppo costosi. Una basetta wireless nuova NFC universale che mostra le notifiche con la lucetta dello stesso colore. E un altro prodotto che permette di mostrare lo schermo del Lumia sul televisore attraverso Miracast, credo sia quella tecnologia. Prodotti che costano un pochettino troppo, secondo me, non so quanto mercato l'ha. Quindi arriva la tecnologia di mirroring anche su Windows Phone, sì, con un accessorio ufficiale. Mentre voi eravate da Microsoft, io ero con Claudio da Toshiba, che non ha fatto alcun evento. Siamo andati a visitare lo stand, abbiamo avuto modo di incontrare alcune persone dell'area italiana di Toshiba, abbiamo messo le mani sui prodotti nuovi, computer e tablet, dei dispositivi comunque molto interessanti, devo dire. C'era qualche portatile che sulla fascia di prezzo sui 500-600 euro sembra essere finalmente un'evoluzione rispetto ai classici portatili economici che hanno specifiche sempre piuttosto, sì, contenute, certo, schermi, sono sempre molto simili tra loro. Su questa, esatto, fascia di prezzo c'è molta domanda, quindi mi piace che sia arrivato qualche. Poi finalmente si comincia a sacrificare il lettore DVD a favore di uno schermo magari più ad alta risoluzione. Amen. Che... Amen, esatto. Abbiamo provato il nuovo tablet con Windows 8.1 con Bing, venduto ad un prezzo... 8.1 come RT o... È la versione quella con Bing, appunto, quindi è una versione RT, però costa solo 149 euro. È vero che offre un display da 7 pollici, però a questo prezzo è molto, molto avere Windows 8.1, comunque quello che comporta con l'ambiente, certo, desktop, le applicazioni e tutto, potrebbe essere interessante. Subito dopo abbiamo avuto Lenovo. Lenovo ha tenuto invece un evento che io personalmente non è che abbia proprio... fatto i salti di gioia per il semplice motivo che questi prodotti che ci hanno presentato forse non li vedremo in Italia. Ma erano dei buoni prodotti comunque. Beh, hanno presentato due smartphone e due computer. Ti tengo i computer per ultimi. Gli smartphone erano questi Vibe X2 e Z2. Z2 è quello di fascia media, stranamente con lo schermo più grande da 5 pollici e mezzo con risoluzione però solo HD. Invece interessanti X2 che su 5 pollici, quindi abbastanza compatto, risoluzione full HD e il primo processore vero octa-core, l'hanno definito loro, di MediaTek, nel senso che tutti i core vanno alla stessa frequenza a differenza degli altri octa-core, sì, che ne avevano 4 e 4 diverso, cioè. Tutto da vedere comunque come tutto da vedere come prestazioni soprattutto e come durata della batteria, certo. I computer vi dico solo che uno era una sorta di tablet da 19 pollici e mezzo, quindi molto portabile, molto sì, tascabile, sì, sì. Che in realtà con una durata di 3 ore della batteria
poi in realtà si trasforma in un only one da scrivania. Diciamo che è un only one che si prende e si sposta facilmente per il giro della casa. Dipende anche dalle proprie esigenze. Esatto. Magari. E l'altro era invece un ThinkPad di Lenovo, quindi una gamma apprezzatissima, cioè, soprattutto per gli utenti business, grazie alle loro funzioni di sicurezza avanzate. Però questo era racchiuso in un corpo di un tablet con la classica basetta nella quale si va a inserire il tablet, che offre poi la tastiera, il touchpad. Tutti i prodotti che comunque non si sa se verranno mettati. Non si sa, probabilmente arriverà questo Helix, quest'ultimo prodotto, su quel tal computer da 19 pollici. Sinceramente non è che proprio credo che lo vedremo. Poi questa era un'azienda appunto cinese, tu ne hai visto l'altra appunto, sì. Siamo andati poi con Roberto lì a seguire la conferenza di Huawei, che diciamo ha mostrato due prodotti secondo me interessanti. Uno lo possiamo collocare sulla fascia media, perché appunto abbiamo visto questo Ascend G7, ha voluto uniformare tutto sul set praticamente l'azienda cinese, quindi dopo il P7, G7 e anche il nuovo Mate, che come sappiamo si era fermato al 2, è diventato 7, ma non perché ce ne sono stati 5. Dimostrare il Mate, visto che... Sì, stiamo già provando così per poi eventualmente darvi subito le nostre impressioni. È abbastanza grandicello, secondo me. Sì, sono sempre 6 pollici, però adesso ne parliamo successivamente, vediamo un attimo, parliamo al volo un attimo del G7, che appunto è un dispositivo di fascia media, perché ovviamente nonostante tutto comunque ha un display da 5.5 pollici HD, quindi comunque... in una categoria di prezzo, mi pare che il prezzo sia 299 euro, c'era questo display, un processore Qualcomm quad core da 1.2 e 2 GB di RAM. C'era anche un buon comparto fotografico, pare 13 megapixel la posteriore e 5 la frontale, quindi comunque anche si difende bene. Anche questo potresti utilizzarlo se vuoi scattarti qualche selfie, sì. Mentre mi agito i capelli. E niente, come categoria di prezzo e fascia di mercato, comunque credo sia un prodotto valido che possa avere il suo mercato, appunto. Abbiamo poi visto quello che vi dicevamo, che appunto il Mate 7, che è un vero e proprio phablet, perché sono 6 pollici con display 6 pollici appunto full HD. Abbiamo una fotocamera posteriore da 13 megapixel, quella davanti è da 5. Tra le caratteristiche principali abbiamo poi qui un lettore di impronte digitali che Huawei ha diciamo pubblicizzato come... Ma secondo te si riesce a usare questo lettore di impronte? Cioè, se io metto sì, sì, diciamo è un po' sulla scia dello sblocco di LG, sì. G2 e G3, diciamo hanno capito anche loro che potrebbe essere comodo. È la stessa posizione. No, ma è molto comodo perché hanno spiegato che il sensore non solo è molto intelligente, perché basta un tocco e si sblocca subito. Credo che non ci sia bisogno nemmeno di sbloccare il dispositivo, cioè basta mettere il dito qui e si sblocca automaticamente senza fare nemmeno accendere il display. Ma tra l'altro diciamo riconosce la nostra impronta in ogni orientamento, quindi non è che se noi lo mettiamo così e poi dopo lo mettiamo così non la riconosce più, anche inclinando da così così la riconosce in ogni caso. Quindi finalmente abbiamo e anche se di riconoscimento di impronte e anche se abbiamo il dito sudato non dovrebbe dare il solito diciamo messaggio che mi dà magari S5 asciugatino. E qui comunque okay. Un dispositivo secondo me interessante, che si posiziona sia come categoria di prezzo sia come hardware in una fascia forse più alta, dove abbiamo visto finora il P7, perché è disponibile in due versioni, una con 2 GB di memoria RAM e 16 di memoria ROM, e una invece da 3 GB con 32 GB di memoria ROM. C'è da segnalare che è molto simile a quello che ha fatto già LG con il suo G3, ed è da segnalare una curiosità, che praticamente le versioni da 2 GB di RAM sono solamente quella bianca, argento, e quella nera, mentre quella gold sarà esclusivamente in versione da 3 GB di RAM e 32 GB di ROM. Vabbè, sei gold. Scelta forse per valorizzare questo dato, non so se tutti quanti apprezzeranno questa scelta, perché magari qualcuno voleva avere un telefono chiaro o scuro senza dover per forza scegliere il dorato, che può non piacere a tutti. Quindi insomma. Concludiamo con lo showstopper. Sì. Tipico evento che accompagna le fiere come IFA e Mobile World Congress, presente una moltitudine enorme di aziende esterne che ci portavano un sacco di accessori, cose curiose, particolari. Ci sono sempre un po' le solite facce. Sì. LG, scusami, Logitech, sempre i soliti prodotti. Solite facce, soliti prodotti, soprattutto che abbiamo già visto per esempio anche a Barcellona. Purtroppo c'è da dire che difficilmente ultimamente arriviamo ai showstopper sorpresi o diciamo
speranzosi di trovare qualcosa di veramente nuovo. Essendo comunque un evento dedicato più che altro anche al pubblico, non solo alla stampa, è più un modo per farsi pubblicità, sì, che un modo per fare informazione. Quello senso meglio. Però nonostante tutto abbiamo avuto modo, mi sembra, di avere contatti con prodotti che non conoscevamo. Ho visto grandi miglioramenti dal punto di vista degli stylus per iPad, ho visto dei prodotti nuovi da Wacom e da Adonit. E sono curioso di provare alcuni, perché qualche anno fa ero rimasto un po' interdetto da questo settore di prodotti. E grande attenzione anche, mi sembra, anche dal punto di vista dell'audio, no? Cuffie. Sì, molto. Avremo modo di provare senz'altro alcuni dei prodotti che sono stati presentati, però erano davvero tanti. Sì. E, non so, avete notato qualcosa che io ho perso? L'evento è molto confusionale. Era molto grande, c'era molta gente. I produttori poi non erano nemmeno ben divisi. Io credo che forse organizzando a settori, settore audio, settore multimediale, settore invece purtroppo è capace che troviamo da una parte magari dei produttori di, come per esempio Plantronics, e dall'altra parte un dispositore, un produttore come Marshall. Quindi è anche un po' difficile seguire una linea, insomma, all'interno di questa fiera. Cosa era ben organizzato? Il buffet al centro, sì, per bene funzionava. Quello si vedeva, si trovava dappertutto. Facile. Sì. Bene, io direi che per oggi abbiamo concluso, quindi vi salutiamo e al prossimo video per Rigol.com. Andrea Ricci, Carlo Maria Fabianelli e Stefano Lovecchio.